Noi facciamo un'azione di adesione all'indagine avviata dalla Procura della Corte dei Conti per danno erariale alla Morgan Stanley, che nella qualità abbastanza in conflitto di interesse di consulente del Ministero e poi di banca d'affari che ha piazzato i derivati, ha determinato un danno erariale particolarmente significativo, e contemporaneamente in causa i dirigenti del Ministero dell'Economia e della Finanza, che hanno sottoscritto clausole vessatorie e si sono, nella gestione del debito, hanno fatto operazioni di investimento che si sono rivelate, diciamo, un vero e proprio disastro, in spregio tra l'altro a quanto previsto dalla Costituzione, che dice che la gestione del debito non può essere affrontata con investimenti, ma invece va affrontato con una buona gestione, come dovrebbe fare un buon padre di famiglia. Quindi il danno che è stato calcolato rispetto a questo... Ma il danno che viene richiesto, i danni erariali sono di 2 miliardi e 700 milioni in capo a Morgan Stanley, se verrà riconosciuto tutto quanto, diciamo, quello che la Corte dei Conti e anche noi sosteniamo, e di 1 miliardo e 2 in capo ai 4 dirigenti del Ministero dell'Economia e Finanza che hanno gestito il debito pubblico in questo Paese.